Una giornata davvero particolare, quella vissuta dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Colli a Volturno. A conclusione dell'attività di lettura e approfondimento del libro Fiabe Popolari, hanno incontrato l'autore del testo, Mauro Gioielli. Il suo volume è una dedica speciale alla Zampogna e ai racconti legati in particolare alla tradizione molisana, ma non solo. Nel volume ci sono anche fiabe italiane e ci sono anche fiabe molisane. Probabilmente le fiabe molisane e le fiabe abruzzesi sono le più belle all'interno del volume, ma sono interessanti tutti i racconti proprio perché ci fanno comprendere come questo strumento sia uno strumento europeo che identifica l'etnia di numerosi stati d'Europa, quindi la zampogna italiana, la cornamusa scozzese, gli strumenti irlandesi, francesi, spagnoli. È uno strumento davvero europeo. L'incontro con Gioielli è stato arricchito con gli intermezzi musicali di Ivana Rufo e Lino Miniscalco. Per il dirigente scolastico Ilaria Lecci, la scelta di questo libro di testo non è stata affatto casuale. Questo testo permette di sviluppare nei bambini, nei ragazzi, un attaccamento maggiore alla propria terra. Non solo, con un respiro più ampio al paese italiano e all'Europa, ha permesso di vedere quanto di nostro c'è anche all'estero. E secondo me è importantissimo e si è inserito perfettamente in un progetto di orientamento e continuità finalizzato all'attaccamento alla propria terra. Qui molto spesso poi per motivi di studio si va fuori, vorremmo che si ritornasse sempre con questo affetto e attaccamento. Nell'era di internet dunque le fiabe possono e devono ancora giocare un ruolo di prim'ordine. A parte lo sviluppo della fantasia e della creatività che molto spesso internet invece ammazza o comunque sminuisce, queste fiabe invece permettono uno sviluppo creativo, fantasioso, ma soprattutto permettono di radicarci nella tradizione. A me quello che ha colpito del testo di Mauro Gioielli è stato proprio il continuo rimando a poesia, mito, storia, musica, cioè c'è la cultura a 360 gradi e la fiaba è questo, dalla tradizione, dalle leggende ci arriva tutto questo.